Ciao a tutti cristallini e cristalline, nel video di oggi, come scritto da titolo, andiamo a scoprire queste creazioni resina. Era da un bel po' che non le facevo, infatti ho fatto disastri su disastri, resina che è colata ovunque, però alla fine questo è quello che è uscito fuori, un po' di pasticci vari, un po' di resina tipo questa che non c'entrava niente, però vedremo cosa è venuto. Allora, io inizierei dagli scarti. Allora, vediamo questo gattino. Vediamo se... Ok. Devo dire che mi piace parecchio. Mi piacciono tanto questi glitter nel nero. Sono carini. Poi... tutte queste gemmine sono tutti scarti, quindi le esco, poi ve le faccio vedere tutte insieme. Ok, eccole qua. Questo stampo non l'avevo mai provato, l'ho fatto per un concorso che mi servivano delle gemmine, quindi le ho fatte col fimo, dopodiché ci ho fatto lo stampo e ancora non l'avevo provato. Si vede un po' il fatto che sono opache. Però devo dire che mi piacciono parecchio le forme, anche perché io con il fimo eccetera faccio cose molto piccoline, quindi avevo bisogno di gemmine piccole piccole. Poi mettiamola qua. Questo colore è stupendo. Un altro scarto. Qua ho provato a mettere sotto un pigmento verde, ma ho come l'impressione di aver rovinato tutto. Infatti è carino, però il pigmento ha opacizzato totalmente. Cioè, doveva venire una cosa tipo glitterata come questa, invece col pigmento si è opacizzato. E non è opaco lo stampo, cioè è proprio il pigmento che ha fatto sta cosa. Vabbè. Poi ho fatto due alucce con rosa e oro, però non so se si vede l'oro. Ma leggerissimissimo si vede. Proprio, ecco, così forse si vede. Ho fatto delle conchiglie, queste hanno pure effetti diversi. Questa rosa con l'oro, questa con il blu e questa con il verde. Anche questa dovrebbe essere col verde. Sì, esatto. Poi, come altri scarti, c'è quest'altro gattino che è praticamente il gemello di questo. Allora, forse mi piace di più questo, è molto carino anche questo qua, però mi piace di più quello più scuro. Poi mi era rimasta della resina trasparente, ho provato a metterci dentro questi glitter che mi sono arrivati da poco dal sito AliExpress. Vederlo così è stupendo, poi vedremo. Allora. Cioè, mi piace, mi piaceva così a vederlo tutto brilloso. Ovviamente la resina è trasparente, forse mettendo qualcosa sotto si migliora tanto. Poi ho fatto questi due pezzettini di puzzle piccoli piccoli, che dovrebbero essere poi dei, cioè dovranno diventare degli orecchini. Eccoli qua. Sono piccini, mi piacciono tanto.
Poi, non ho fatto tantissime cose, sono poche però ci ho perso un sacco di tempo. Andiamo all'unicorno, lo faccio sempre col trasparente e i glitter, stavolta ho provato a usare anche altri colori. Zampine qua sono uscite, però sto attenta a non tagliarmi col corno. Dai, piccolo, eccolo qua. Oh, oddio, cioè, viste di qua, questi glitter erano sul rosa, poi non so, forse insieme al blu sono diventati verdi. E invece sul rosa sono diventati con questi riflessi violacei e bianchi. Devo dire che è molto carino, mi piace così. E qua è tutto trasparente, è un po' tutto trasparente in effetti. Qua è proprio, ho lasciato la resina trasparente. Ah sì, non mi dispiace. Poi ho fatto in base degli shaker, ho provato con dei pigmenti olografici e poi mettendoci della resina, non è proprio nerissima, però ho provato a vedere se risaltasse di più l'effetto. Oh mio Dio, stupenda come brilla. Sì, sì, mi piace tanto. Ho provato con la resina trasparente e questo effetto non si vede. Quindi con il colore scuro è sicuramente approvata. Oddio, è bellissima. Poi vediamo il cuore. Il cuore ha due colori, ha tipo un viola e un rosa, se non sbaglio. Oddio. Guardate. No vabbè, io starei ore così a fare così per tutti i riflessi. Va bene, andiamo avanti. Poi ho fatto queste basi con la resina ovviamente che c'era in più da quello nero. Ho fatto questo. Non so, riesco a non rompere lo stampo. Ok, ancora un po' morbidina. Oh, niente di particolare. Ovviamente è da lucidare, se no non si vede questo effetto di qua. Poi, questo colore mi faceva impazzire, tant'è che non gli ho messo neanche dei glitter. Perché era troppo bello, non lo so. Ed eccolo qua. Oddio, allora, di qua sembra tipo un fucsia acceso, un po' meno, però si deve lucidare, quindi ci può stare. Diciamo che dalla telecamera, cioè dalla videocamera, sembra un più rosa di quello che è. In realtà è più tendente al fucsia acceso, proprio neon. Carino. Poi vediamo questo di qua, che prima ho fatto tutto blu, poi in un atto di pazzia ho aggiunto dei glitter e ho cercato di affondarli con lo stuzzicadenti. Mamma mia, so perché sto facendo così fatica oggi a levarlo, ho sempre levato tutto alla perfezione. Ok, oh che bellina. Sì, è suscitata. Allora, dovrebbe venire un effetto simile a questo una volta lucidata. Sì, mi piace. Insomma, sa un po' di universo. Carina. Poi andiamo a questa di qua. Forse. Ok. Anche questa è semplicissima, con gli scarti del blu e del rosa.
Carino. Forse mi piaceva di più la sfumatura che si è creata dietro, però sempre da lucidare. E ora questo. Qua praticamente ho lasciato cadere delle gocce di rosa sulla base blu, non so che effetto sia venuto. Dio, paura. Carina. Sì, è bellina. Magari con qualcosa che non sia proprio trasparente. Ecco, così si vede. Vediamolo qua. Qua. Si vede tutto questo effetto tipo galassia? Sì, potrebbe essere. Sì, mi piace tanto questa. E niente ragazzi, queste sono le mie creazioni in resina. La mia preferita credo che sia questa verde. Cioè, guarda come brilla. Anche questa è carina. Oddio, se riesco a prenderla è più carina. Eh già. Anche l'unico, cioè, diciamo che sono venute quasi tutte bene, a parte questo che ci sono rimasta male, non dovevo metterci questo pigmento sopra. Fatemi sapere qual è invece quella che vi è piaciuta di più a voi. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!